Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. È la parola essenziale, specialmente per il Natale, la nascita di nostro Signore Gesù Cristo. Lo chiamiamo Cucù. È bastata una recita scolastica per il Natale a portare alla ribalta un paesino di circa 3.000 anime della provincia di Padova, Agna. A scatenare le polemiche una canzone dedicata alla cometa, composta per l'occasione da un maestro di musica, il cui testo è stato fatto modificare ai bambini, a penna, dalle insegnanti, cancellando di fatto il nome di Gesù. Annunciare vuole la terra che sta per nascere Gesù. Testo originale, testo modificato, annunciarsi vuole la terra e dall'alto fa cucù. È il sindaco di Agna, Gianluca Piva, a leggere il testo della discordia, perché suo figlio frequenta proprio la primaria De Amicis. Ci sono state le rimostranze dei genitori, anche noi come amministrazione abbiamo preso posizione, perché per noi Natale è un Natale cristiano, religioso, quindi togliere le parole Gesù. Si potevano scegliere altri testi che non fossero con riferimenti religiosi che poi sono stati cancellati. Credo che ci sia stata una superficialità, forse non c'è stato un coordinamento tra gli insegnanti nel come gestire la cosa e quindi è sfuggito. La dirigente scolastica al telefono invita a ridimensionare l'accaduto. Una situazione, dal mio punto di vista, pretestuosa, è strumentale, una polemica del tutto inutile e che soprattutto non trova alcun riscontro su come sono andati i fatti, perché il tutto si è svolto in un clima di grande serenità, di grande partecipazione e di festa per i bambini davanti al presepe. Inclusione significa non cambiare quello che è la storicità delle cose. Il Natale è la nascita di Gesù e questo è un dato che non va cancellato in nessun modo. Già accogliamo gli altri.